A liberare i rapiti della 'ndrangheta calabrese dopo che le famiglie hanno pagato il riscatto. Poi a Brescia viene rapito un ingegnere, l'ingegnere Giuseppe Soffiantini, amico suo, cioè amico di Delfino. La polizia ha un sospetto, va alla casa del generale Delfino, lui non c'è, c'è la moglie, una deficiente criminale, fanno l'ispezione e in una scarpiera trovano 3 miliardi di lire in contanti, 1,5 milioni di euro. Chiedono, ma come mai in una scarpiera 1,5 milioni di euro? E la moglie di Delfino dice, frutto dell'onesto lavoro di mio marito. Ovviamente la criminale deficiente non sa che la polizia ha messo una polverina che non si vede, ma al microscopio sì, tutto quel denaro proviene dai rapimenti della 'ndrangheta calabrese, alla quale 'ndrangheta Delfino è organico. Viene arrestato il generale Delfino, poi morirà, stiamo tutti meglio. Questo è Delfino. Chi è il professor Giovanni Senzari? Un professore universitario, Università di Siena, che fa il consulente al Ministero di Grazia e Giustizia. Lavora nella stessa stanza dei giudici Minervini e Tartaglione, che lui fa uccidere dalle Brigate Rosse. Il professor Senzari diventa famoso perché, siccome è un egocentrico, vuole dimostrare ad un certo punto che il capo culturale delle Brigate Rosse è lui. E fa con il professor Ghidoni, neuropsichiatra dell'ospedale di Senigallia, il rapimento nel 1981-82 di Roberto Peci, fratello del più noto Patrizio Peci, primo brigatista pentitosi. Roberto Peci è un muratore di 25 anni, non c'entra nulla con le Brigate Rosse. Viene rapito, portato a Roma, nella casa di Natalia Ligas, e detenuto là per 55 giorni, dopodiché viene ucciso. Come avviene l'omicidio? Che il professor Senzani fa inginocchiare questo ragazzo di 25 anni, gli apre la bocca, gli mette una mitraglietta scoppio in bocca, che è la stessa arma che ha ucciso Moro. Tutto questo avviene al 55esimo giorno, perché Senzani vuol dire al mondo, Moro, anche se io non c'ero, lo gestito io. 55 giorni Moro, 55 giorni Peci. 11 colpi Moro, 11 colpi Peci.